quest'anno Alissa ha deciso di festeggiare un po' in ritardo il compleanno da Zero Gravity. Quella che saluta qui è nonna Stefania, l'avete già vista in qualche video, e noi siamo venute un po' in anticipo per preparare la saletta. Stiamo aspettando che arrivi Alissa, tra poco arriverà, intanto vi faccio vedere cosa farà insieme ai suoi invitati. Eccoci qua, beh, Zero Gravity lo conoscete perché abbiamo già fatto un video, però non l'avevo mai visto così vuoto e soprattutto dall'alto. È ancora presto, stiamo aspettando che arrivino tutti. E qui poi c'è la nostra stanzetta privata su cui potranno venire a fare merenda e rifocillarsi dopo la fatica e l'avventura. Pizza, poi ci sono altre cose, dopo ve le farò vedere, ma intanto aspettiamo che arrivi Alissa e gli altri. Eccola qui! Oh, ma ti hanno fatto faticare, Ali! Andiamo nella nostra stanza! Eccola qua, appena tornata da scuola, adesso ci andiamo a cambiare. Vai! Sei contenta di festeggiare qui? Sì. Come mai hai scelto proprio Zero Gravity? Perché è divertente. E poi perché ci possono stare tutte le mie compagne. Vero, perché hai un sacco di compagne e non sapevamo se no dove metterle per farvi divertire tutti. Vediamo se si divertiranno più quest'anno qui oppure al circo l'anno scorso. Tanto metti queste belle scarpe pulite. Vabbè, tanto dopo lì si va scalzo. Sei pronta? Sì! Vai, andiamo! E sono partiti, non ho idea di dove siano, ma sono lì che saltano da qualche parte e si divertono sicuramente come matti. Poi oggi, essendo infrasettimanale, c'è anche molta meno gente del solito, perciò hanno molto più spazio per muoversi, non devono fare la fila da nessuna parte. E intanto io ne approfitto per fare merenda. Ecco Daniel che fa le capriole e Alissa tra poco si lancerà nel vuoto. Alissa all'indietro! Hanno finito! Fabrizio, te l'abbiamo fatto fare come hai chiesto tu. Non so per quale motivo, ma Alissa ha voluto la scritta Fabrizio sulla sua torta e ce l'ha avuta. Tanti auguri a te, tanti auguri. Apertura regalini! No, vabbè, grazie! No, mi carino! C'è anche questa? Ah, oppure ti metti a pancia in giù quando fai il massaggio, come dicevamo. E guarda, ce li ho messi ora. Ed eccoci tornate a casa. Qua vedo che già hai iniziato a sistemare i tuoi regali, perché questo divano non era così carino prima. Guarda che carino. Mamma mia, ma ti hanno regalato un copridivano bellissimo. Ma questa marshmallow è super squisciosa. Wow. Mi sa che le tue amiche conoscono i tuoi gusti, Sì. Comunque so che sei stanchissima perché hai saltato, ti sei arrampicata
arrampicata, hai giocato, hai mangiato, soprattutto un buon tiramisù, eh? Quindi tra poco ti mando a letto, anche perché domani c'è scuola, però so che mi volevi far vedere qualche regalino che ti era piaciuto in particolare. Sì. Oltre a questi qui che abbiamo visto, qualcosa che già è stato posizionato qua. Io ho già tutte le penne, gomme, matite, sono nel mio astuccio. Già pronte da sfoggiare domani, ma in questo super cuore cosa c'è che prima non l'ho mica visto bene durante la festa? I regali che mi ha fatto zia. Zia Giulia? Sì. Wow, tutte cose per la tua skincare e per rilassarti, anche per fare un party però. Allora, queste sono cannucce, poi... questo qui non l'ho aperto. Che cos'è? 7 giorni beauty mask. Le maschere con le principesse. Ma che belle! No, c'è Ursula, Ariel. Maschera per capelli questa. Ah, è per capelli. Perché Ariel ha dei bellissimi capelli. Questo anche è un siero ristrutturante. Questo invece... è per il viso, il crema. Questo è... per i piedi, rivitalizzante quando magari hai camminato tanto, sei stanca, ti fanno male i piedi. Beh, se non lo vuoi tu lo uso io, eh. Oh, questo ti fa come Crudelia De Mon. Detox, toglie le tossine, visto che lei è tossica. Tranquilla che ne abbiamo due. Giusto, possiamo fare uno per uno. Vediamo. Scrub corto modellante. Scrub viso delicato. Ma sono bellissimi. E poi c'era anche questo tra i regali di zia Giulia, che però ha detto che è anche un po' per me, perché sa che io sono un'appassionata di infusi e tisane. Infatti stasera già me ne sono preso uno, ho provato questo qui, garofano e cannella, che era buonissimo. E ti pare con la cannella? Io se vedo cannella non resisto. Ma qui vedo dei muffin, ma sono dei veri muffin? Me li posso mangiare? No, sono cannelle. Senti quanto profumano. Buono. Una maschera viso all'angolo. Vabbè, dai, un'anguria non poteva mancare. Delle fasce. Wow. Non vanno messe così, non mi piace. Ma sembri quella papera con cui fanno i giochi di carta. Ah, è vero. Gliela mettono sempre. E questi sono delle maschere viso. E questa, che io pensavo fosse una vera barretta di cioccolato, in realtà è una palette. Sì. Ma guarda che bei colori caldi, cioccolatosissimi. E mi avevano anche dato questo. In pratica ha cioccolato bianco, cioccolato al latte e cioccolato fondente. Bellissimo. Anche zia Sara però ti ha fatto un bel regalo molto apprezzato. Una card di Primark da spendere insieme in un pomeriggio nipote zia. E questo cuscino, scusa, ma io dico no. Ma ragazzi, Alissa non aveva già abbastanza peluche secondo voi? Secondo te no? Non ne avevi abbastanza? No. Ma tra un po', Alissa, in questa stanza ci saranno solo peluche. Dovrei entrarci nuotando, cercando di menarti tra i peluche. Ti abitui? Sì. Vabbè, dai. Comunque, è stato un bel compleanno. Sì, aspetta. Poi c'è anche lo scrub anguria. No, ma questo lo avevamo visto alla Lush. Ti ricordi che lo volevi anche? Sì, lo volevo. Hai visto? I desideri si avverano. No, questo tu sei una furbetta, perché lo sai che è fatto di zucchero. No, con la scusa di farsi lo scrub intanto si lecca lo zuccherino, come questi. Vuoi un po'? Poi è buono. Lo so. Mamma mia, che buono. Allora Ali, adesso però dicevamo è tardi, sì. Sei stanca, sì. Direi che ti sei meritata un bel riposo, domani ti sveglierai, sarai ancora circondata da tutte queste belle cose che rispecchiano tutto il bene che ti vogliono i tuoi amici, la tua famiglia e tutti quanti, tra l'altro proprio azzeccatissimi, perciò noi ringraziamo tutti quelli che sono venuti alla festa di Alissa, un bel po' di gente, e tra l'altro ne abbiamo anche incontrata qualcuna extra, perché eravamo da Zero Gravity appunto e lì c'erano un sacco di bambini, ragazzi.
ragazzi, quindi abbiamo anche incontrato qualcuno che ci seguiva. Ti sei anche fatta le foto. Sì. Allora, questo è stato il compleanno di Alissa di quest'anno. Chissà che magari non vi abbiamo dato anche una bella idea, un'ispirazione per il vostro compleanno, se avete Zero Gravity anche nella vostra città. Altrimenti prendete il treno, la macchina, venite a Roma e venite qui perché è bellissimo. Sì. È molto divertente. Vabbè. E allora, ragazzi, buonanotte. Ancora auguri ad Alissa, anche se vabbè, ormai il vero compleanno era il 19 febbraio, è passato, però qua i festeggiamenti vanno avanti come il capodanno cinese, durano 3 settimane. E quindi, buonanotte a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ali, aspetta, hai dimenticato di mangiare una fetta di pizza. Ah, grazie. Scusami, morso di ciambella. No. Ehi! È mia!